qualcosina, qualche idea di gioco si è incominciata a vedere, nonostante poi insomma è da poco che lavoriamo, quindi ci vuole anche un pochino di tempo, soprattutto con questo tipo di modulo che credo che sia uno dei più complessi da adottare, e ci vuole un attimino di tempo, ma siamo sulla strada sicuramente giusta. Noi abbiamo preso Valotti per fare quel ruolo. Lui è un giocatore che sa fare anche la mezzala e sicuramente si può adattare bene a fare anche la mezzala, come l'ha dimostrato oggi, ma lui per me è il giocatore che interpreta meglio in questo momento quel ruolo, che ha quel tipo di caratteristiche. Oggi per esigenze di numero e di ruoli l'ho fatto giocare lì, se no insomma uno fra Esposito, Mitrizza, questi qui sarebbero dovuti rimanere fuori, quindi lui è capace di fare sia la mezzala che il trequartista, però insomma nella mia testa c'è quello inizialmente quantomeno di utilizzarlo in quel ruolo. C'è bisogno di una mezzala destra, perché in quel ruolo non che non li abbiamo, ma insomma per il tipo di gioco che vogliamo fare sicuramente abbiamo bisogno di un centrocampista con caratteristiche un po' diverse, un po' come quelle di Valotti, che sicuramente può fare. Cioè di inserimento? Sì, di inserimento, di gamba, perché noi abbiamo secondo me tutti bravissimi centrocampisti, da Selasi a Torreira, a Memusciai, tutti Mandragora, tutti questi ragazzi che però hanno caratteristiche di palleggiatori, bravi tecnicamente, ma non con questa gamba da inserimento, insomma, e quindi serve un certo tipo di giocatore.